Ma che fu a me stamattina? Ma che fu? Un latte fritto, un biscotto, non ti squaglia! Ma va a far frutto tu io un latte! Fanno che so... Ma ne va, e a dove? E chi se l'ha spazzato? E mo come? Buongiorno, porti. Oui. Io proprio a voi cercavo. E io pure a voi cercavo, ditemi. Ho lasciato a casa vostra le convocazioni per la prossima assemblea. Pensate voi a distribuirle. E va bene, sarà fatto, state tranquillo. Che brutta faccia che tenete oggi. Ma che mi dovete dire, qualche cosa? Un problema serio, ragioni. Ma di che si tratta, ditemi. Ho scoperto l'amante in casa mia. Ma state pazziando o state facendo voi? E papà che pazziava in coppa non fatti di chissà, ragioni. E da quanto tempo l'avete scoperto? Da qualche giorno. Ma siete sicuro? Non è che vi siete impressionato? E non credo proprio. Piuttosto voi nemmeno ne sapevate niente. Io? E vi pare che potevo sapere una cosa del genere? Eppure è strano. Voi dovreste saperlo. E perché avrei dovuto saperlo? Voi siete l'amministratore. Sì. E come tale dovreste conoscere le condizioni di vita del vostro palazzo. La visto la sapeva rinta e fuori. Ma che state dicendo? Io comunque mi faccio i fatti miei. Ah, ma allora lo sapevate. Ma sapete cosa? Nei pilastri di questo palazzo c'è sta l'amante. L'avete uccisa e l'avete messa dentro un pilastro. Ma chi ho ucciso? Ma che state dicendo? Ma che avete capito? Ecco, bravo, fatemi capire bene di che cosa state parlando. Ragioni, sto parlando di quel materiale nocivo che quando si polverizza va dentro ai polmoni e fa morire la gente. È stato vietato pure dalla legge. Ah, mannaggia capa vostra. Ma guardate come si imbroglia nel lingue. Si dice amianto, no amante. E perché io ho detto? Avete detto amante. Io ho detto amante. Ragioni, ma per piacere spilatevi il reggio. Io mangio a spilare il reggio. Ma imparatevi a parlare. Io mangio a imparare a parlare. Ma poi dico io, ma come avete potuto pensare una cosa del genere di mia moglie? No, io non l'ho proprio pensato. Io stavo pigliando dietro per capire che cosa volevate dire. Ma poi chi vai a voi che voi tenete la mia in da casa? E non solo dentro casa mia, ma se vi fate un'affacciata sopra a terrazza, lo trovate anche là sopra. E dentro casa vostra dove l'avete trovato? Ragioni, l'ho visto dietro al frigorifero, sotto ai fornelli, dentro al forno. Potrebbe essere, ma adesso ci devo pensare, ora devo scappare. Al ritorno ci darò un'occhiata. Perché avere l'amante in casa non è piacere. E dallo con l'amante. Si dice amianto. Poi dice che hai sul sud. Ragioni, non stiamo a sottilizzare. Piuttosto dammi una bella pulizzata a casa e siamo casa a tutto il palazzo. Speriamo che vi siete impressionati. Perché se così fosse sarebbe un bel guaio. Arrivederci. Arrivederci. Parla bello, ragioniere. Volesse avere un problema se stessa a casa se si parlasse così. E vabbè. E mi ha portato la posta a casa Guagliarulo. Uè, ho visto che la sala da paura. Uè!
Oh, bene, è poche povere. Mamma, l'ho capito. Ah, l'ho vista, non ti preoccupare, quanto è scucciante. Ma pure quando lo ha da poro, ha appicciato tutte e due. Ma state sempre in una maniera. E chi è? Scusate, ma scusate che se ne vaglia. Ah, tu, ma sei tu? Buongiorno a tutti. E com'è che ti richiamo la casa mia? E tu ti ricordi che la volta che dicessi vicino a me che se ne chiamano, fai una copia? Ehi, facetti una copia pure per me. Ma lo dici per sicurezza, non si può mai sapere. Può carire da casa dove, quindi a capo di te. Vengo io, ah, però ti soccorso. Ci capito, ma ora mi si chiama. Ti ho portato due bollette da pagare. Sempre, come al solito. Chist, porto solo in da casa nostra. Un problema serio? Una cosa grave. E che succede? Ho scoperto l'amianto in casa mia. Non vuoi fare, se stai pazziando. E secondo te sono cosa pazzia? Ma tu che dici, sei sicuro? Sicurissima. L'hai visto con l'occhio mio. Però, Naldo, ma non mi ridi. Mannaccia, mi serve, chiedo una bicciarina, aspetta, te. Aldo ci ha scoperto che tenì il corno. Ma si sì, e l'ha messo il luce su me. Ai, e chi sta appartamento pure sua ragina la mia, mamma. Lessate, ma volete far sapere pure a me? Mamma, a ritardo, la mudere, o fai il corno. E brava Lucia, ma chi se l'aspettava? Io che zucculone. Alta, ma io non ci posso credere, spiegami un po' pure un capo, come è stato questo fatto? E mo ti spiego tutto. Ma non mi ero qua. Che c'era? Lillo, questo è alcol puro, mi serve per fare il limoncello. Scusa, Aldo, l'era pigliato per l'anno, si può toccare a pigliare, Lascia stare, sennò chissà che mi porto là. E allora mi stavi raccontando, Aldo, dimmi. Qui. C'è sta qualcuno che canta. Aspettate, dopo vi racconto tutto, anche per i primi chi è che canta. Ma hai capito voi? O portiere te ne corno. Ah ma, lo ti dico nata voi. Hai detto che l'ha visto con l'occhio suo. Ma che è la Luciana buona femmina? Ah, forse sarà essa che si è impressionato. E poi se lì è stato sempre geloso. Ma perché tu non sei geloso? E chi c'ha secca? Allora tutti quelli che sono geloso te ne dei corno. Ah mamma, che pulisse lì c'è lui. Ma che vai pensando? Ma ridete, se meritasse proprio i corno. Pascal, e adesso sto cantando, ero aiuto. E che l'ha appena da vista se ne è affiuto. Ha detto che accano bene ciù e caglio pure un stile. Passa famarone, non ce la facevi più a sentire la stessa canzone a nanna. Hai ragione, manca a me mi piace che lo genere. Io canto tutto un altro genere, ma vuoi sentire? Pasca, non mi dice che pure tu vuoi cantare. Ma io sono bravo a andare, ma ritta che stai pure cantando. Ma vero, Pasca? E sentimi. Questo in onore al grande Mario Musella dei Showman, un'ora solo a ti vorrei. Sento, sì, io che no, Maronna, si è cantata una canzone. Non si può leggere nel cuore, ma specialmente nel tuo cuore. Non ci si può capire niente. Parli di tutti e mai di noi. Non si può amare senza amore. Non si può dare senza avere.
sapere se mi ami o no, e cosa pensi tu di me, ma non si legge nel tuo cuore. Ti piace, no? Pasqua, mi hai commosso. Ti è piaciuto? Secondo me da questa prova te. Da canta Napoli? No, da canta alla messa. E c'è lo grande impresario? No, è il più grande neurologo della Campania. E prima ci vai, è meglio per tutto il palazzo. Ma perché non ti sono piaciuto? È meglio che la mano madre. Pasqua, oggi non è proprio il giornale. Schilleranno che viene a cantare in questo palazzo e ancora non ha capito che nessuno lo sente. E che canzone ha cantato? Sembra stessa, è una capa fresca. I tengo certi problemi per casa. A proposito, com'è che tu fatto? Alda, racconta. E chi se l'aspettava? Era meglio che non lo sapeva. E dia Malduccio, non facete così tanto, tutto sta giusto, su. Ma che sta da aggiustare? Ormai il danno c'è, è irreparabile. E Malucci che dice? Che catarice? Se ne vuoi andare a casa. Ma che sciorno, mamma mia. A dove trovo una casa di pressi, pressi? Ma come fate a dire una cosa del genere? L'avete visto? E come no? La prima volta l'hai visto in coppa di razza a rete un muretto. Chi tra la sedia sceve con la finestra e poi si nascondeva. Aldo, ma sei sicuro? Io pure speravo che non fosse così. Ma poi quando l'hai visto un'altra volta, proprio lì dalla cucina, al momento mi veniva una cosa. E che lo vuoi? Mi sei arrivato in bucciato. E guardate in dall'armadio sotto lì. Ah, perché posso pure in dall'armadio sotto lì? È un classico. L'ho visto pure dietro al frigorifero. Ma è vecchio. Che schifo! È pure vecchio. Comunque ho deciso. La prima cosa faccio una bella denuncia ai vigili urbani. E mi sembra giusto. A pensarci bene è meglio di no, sennò i vigili urbani me ne cacciano da casa. Ma che state dicendo, Aldo? Ah, come te ne cacciano i vigili? Sì, facciamo sfrattere scurnacchiare. E poi faccio una bella manifestazione sindacale. Facciamo sindacate le cornute. E ti conviene? Certo, ho da sapere tutto il quartiere. Chi sta scemo? Ma già fanno un curteo. Facciamo curtere i cornuti. Pensateci bene. E ci ho pensato. Per prima cosa faccio una bella conferenza stampa. Ma che serve? Serve, la cosa si deve pubblicizzare. Mettilo pure in telegiornale. Ma chi si? Sofia Loren e Carlo Bond. Dirti cosa, non succede di più. Io se ci penso, mi sento male. E dammici una parola di conforto. Assettamici. Grazie, Leo. Mi sono qua e rubato. Che avete fatto? Chi mi ha lavato? Sei già su. Tu, Aldo, scusa, ma sono stato involontariamente. Dinda che la casa vecchia. Non si può campare più. Eppure si era nuova, sempre il corno tenito. Intanto, mo rischi di restare solo su e abbandonato. E perché dovessi restare solo e abbandonato? È perché appena si saprà in giro, chi vuol più che bene a casa mia? Di sicuro in casa vostra non entrerò mai più. E nemmeno io, però Aldo, a casa nostra sta sempre a disposizione. E io vi ringrazio. Certo, Aldo, un poco è pure colpa tua, ma tu devi stare un poco più attento. Lo so, ma chi se l'aspettava? Ecco da Cerice, Aldo, vogliamo bacere con pazienza. E chissà quanta gente ha un problema e non lo so. L'uomo siete sempre l'ultimo a sapere. Ma chi sa no? Ma per chi è? Va? È Lucia con la Torchetti, la signorina. Sì, mo succede 48. Buongiorno, signora Lucia. Buongiorno. Casto pari tu. Prova Lucia. Signorina Torchetti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, signor Dodo. Signorina Torchetti, vi ho detto mille volte, non voglio essere chiamato Dodo, non sono cane. Chiamatemi Aldo, mi chiamo Aldo. Dodo più chic, anche mio nipotino si chiama così. E mi fa piacere per un nipotino vostro, ma io voglio essere chiamata Aldo. Avete sentito, signora Lucia? Non vuole essere chiamato Dodo. E vabbè, chiamatela Alduccia, Aldetta, Aldino. No, lasciate stare. Chiamatemi Dodo e dicitemi che cos'è. Un prestito, sono 50. Centesimi? Euro. Devo fare un po' di spesa e non ho liquidi per casa. Well, ma presti 50 euro per piacere. Aldo, tengo solo questo e mi serve per fare spesa. Avete questo?
è figlia unica di madre vedova. E dammi, lo puoi dare un... Ehia, lascia! Ma dici solo che? E te l'avevo detto che tenevi solo che? Saldo, ti vedi se la pozza cade. E vabbè, signori, ottenete un po' di scotch, assaccate veloce. Grazie. Assa fa marona, se ne è aiutato al piede. E a te che ti serve, Lucia? Ti manca qualche cosa? Anco, la macchinetta non funziona più. Si è scassata la macchinetta. E se so che la fatica d'assai. E come può essere? Che era nuovo. Ehi, vabbè. Nuovo, no. Quindi la roba che mi ha accattato tu, ho sempre sparagnato, capito? Ahia, signora Lucia, non devo trattare così. Fosse tutti questi problemi. Voi tenete chi lo vuoi a casa? Lo so, è l'ha detto mio marito, eh? Tutto preciso, preciso. Ma niente a me sta bene che quello non reagisce, non si organizza, non si ribella. Ma dito lei, chi proprio è che se stiamo parlando? Ma dico io, tu l'hai visto? Ormai viene pro, ma che aspetti? Ma tu, voi lo sapete che vostro marito sa? Che la non ci fa, non ci sa. E lo so, io ce l'ho perso dei propri figli, che non vede mai niente. È vero tu? Verissimo. Ecco un molto contento. Aldo, ma come fai a sentire? Ma io vero quello che dice tua moglie? Sì, è perciò sono venuto a tutte le lecce. E se è venuto a domè, è che ci posso fare? Aspetta, fammi riflettere un po'. Oh, ma che hai mai ascoltato? La prima voce scappò morto. Addirittura c'ha da scappò morto. Sì, e io non ci sto. O is o io. E magari, magari una sceneggiata. Il sesso me lamenta. Brava, Luci. Che se soffermi? Pigliene il toro per le corna. No, sta tutto zitto, parlo sempre. No, e perché sa da sta zitto? Certe situazioni sanno aprire i piedi. Ehi, sono capace pure di farmi a pazzo. Ma così io ven a sapere tutto il quartiere. Meglio, così si risolve una volta e per sempre. E una femme ne vuoi. E poi me la devi per forza in questa casa. E io questo voglio, ce l'ho detto pure a lui. A lui, è magagna a casa. E questo l'ho detto pure io. Secondo me è da cagna a quartiere, anzi città. Se ti dà bene, è meglio che venire dall'estero. E pazziamo. Ma tu lo sai con lo stesso problema, potresti tenere pure tu. Aldo, mi dispiace per te, ma certe cose a casa mia non si fanno. È vero, no? Non esiste proprio. Ma perché è successo a me, un po' succedere pure a voi. Ma non vi mettete vergogna. Ma già mettere scorne. E che? Ma fa bregangiare niente, dai. Quando cammino non ci capite niente. Ma non mi piace l'atteggiamento vostro. Mi dispiace che siete anziana. E parlate con me, che io sono giovane. Che volete? Io non vi devo dire niente. Siete voi che dovete dire qualche cosa a me. Stiamo parlando del vostro amante. Amante, che bella parola. Uè signor, ma quella manda a mano, ma come può permettere? Fermi, fermi, fermatemi tutto quanto. Ma non ti fa capire pure a me che sta succedendo. Ma che ci sta a capire a tu? Ma non hai capito? Chi gli dice che tengo l'amante? Amante, che bella parola. Hai capito? Che sia lo stesso equivoco che è capitato con me stamattina con l'amministratore. Ma è mai possibile che stamattina si siete tutti i soldi? Ho detto amianto! Amianto! L'amante è tua moglie! Sì, l'amante è soldi! Amianto! Ma cominciamo una volta! Ma sembra che nelle quella da volta! Signora Lucia, scusate, quello mio marito non ha capito! Ma quando mai marito ti ha capito qualche cosa? Mi spiega Angelo Buono! Ma tu hai capito, Aldo, di che sta parlando? È dell'amante che ha scoperto in casa sua. Non c'è volta. Aldo sta parlando dell'amianto ed è una materia molto pericolosa che si trovava nei fornelli, in dei frigoriferi, in dei tubi, insomma dappertutto, ma non mi ricordo. Brava signora Amalia. Ah, ma ci capito pure io. Era ora. E se ne crede, chi mi aveva fatto capire una cosa per no? Ma coppia amica. E voi poi ci avevo creduto che io tenevo l'amante.
Ma no, signora Lucia, ma che dite mai? Ma noi non ci avessimo mai battuti, pensavamo. Io anzi non avrei mai pensato che fosse successa una cosa del genere. Sì, perché Aldo non sa se vuoi ti spiegare, forse ti sarà pure lì. Io non mi saccio spiegare. O voi chiamo con noi l'asina. Ah, una tavola così come. L'amante, lo frigorifero, in la lavatrice, in il tubo dell'acqua, mamma mia. Ma tu non sapevi se è un marino o è un maiale. Veramente. Chiste, sono un numero. Così è falso. Io sono una femmina seria, facevo il corno a mio marito. Chi è il mio spazio, però noi ci vogliamo bene. Ma questo amianto veramente l'avete visto? Sì, è vero Aldo? Sì, dopo due razze ce ne stanno un bello piezzo. Oh mamma mia, allora sicuramente tutti andiamo pure da casa nostra. E mo come facimmo? E mo chi è? Buongiorno, mi hanno detto che il portiere sta qua. Sì, ragione, sta qua. Buongiorno. Io sto venendo dal terrazzo e vi ho dato un'occhiata. Ah, bravo! E l'avete visto pure voi, l'amianto? Ma ditemi una cosa, l'amianto che avete visto è quella lastra che sta vicino al muretto, vicino allo scolo dell'acqua. Esatto, e speriamo che non si polverizzi da un momento all'altro, sennò qua ci avveleniamo tutti quanti. Sono le cervelle vostre che sono polverizzate. Io quella lastra l'ho messa vicino per l'umidità. E ci mettete l'amianto? E dalle. Non è amianto, è polistirolo. Polistirolo? Polistirolo? Ma il polistirolo è bianco, quello è grigio. E l'ho verniciata io per non farci arrivare l'acqua. Ma che bella notizia che ci avete dato. Noi siamo rimasti terrorizzati, pensate, vedevamo amianto dappertutto, in dalla cucina, in due fondelli, in due furbi, tutto parte, capito? Ma poi, dico, come vi è venuto in mente di pensare che era amianto? E quello è colpa della televisione, ci fa terrorismo una continuazione, ci fa avere amianto dappertutto, ma comunque tutto è bene quel che finisce bene. Ragioniamo, allora siamo sicuri? L'amianto in questo palazzo non ci sta? Ma no, statevi sicura, noi teniamo solo tubo e l'acqua coperta. E la settimana prossima chiameremo i muratori e lo faremo aggiustare, così non teniamo polistirolo. E dai, io tengo ancora. Mamma, che dico? Che tengo? Tengo polistirolo a 300 e ciclo a 500. Ti vuoi fegato? A 10 euro qui non si può accattare proprio più. Questo non è una casa, è un manicomio.